Ragazzi, io sono Lilla, questo è un video unboxing di un regalo che mi sono fatta la settimana scorsa. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale cliccando qua sotto e potete attivare le notifiche toccando la campanellina. Dovete sapere che ho cercato questo spirografo per mari e per monti perché è successa una cosa un po' strana. Un giorno fra le mie cose ho trovato queste due rotelline e mi si è aperto un ricordo molto molto antico. Quando ero molto molto piccola, mia mamma mi aveva regalato uno spirografo. Lei dipinge, fa quadri, disegna vestiti ed è bravissima. E quindi cercava di avvicinarmi al disegno e aveva iniziato appunto regalandomi uno spirografo. Negli anni però ha capito che ero in grado solamente di fare gli omini bastone. E sapete una cosa? Non è che mi venissero bene neanche quelli. Fatto sta che ritrovare queste due rondelle mi ha fatto venire una voglia assurda di ricomprarmi uno spirografo. Così, siccome mi è riuscito un esame particolarmente bene, ho avuto dei voti particolarmente alti, ho deciso di farmi un regalo e sono andata alla ricerca di uno spirografo. Trovarne uno simile a quello che mi era stato regalato da piccola è stato praticamente impossibile, soprattutto perché i disegni non erano mai uguali, ma finalmente ho trovato questa scatola che faceva dei disegni praticamente identici, anche se la forma era piuttosto differente. Ma ora bando alle ciance, apriamolo. Questa è la scatola, probabilmente il fatto che ci sia scritto original vuol dire che è molto simile a quello che avevo io, ma è semplicemente della nuova generazione. All'interno ho trovato tre pennarelli colorati, degli adesivi che sono ancora all'interno, una guida che è estremamente utile e poi tutti gli accessori per fare i disegni. Ve la apro e vi mostro. Ah, per chi fosse interessato è dell'Hasbro. E l'Hasbro vuol dire fiducia, veramente. Ecco qui che cosa troviamo. All'interno ci sono tre pennarelli dalla punta abbastanza sottile, rosso, verde e blu. Ci sono moltissime rotelle e poi due macchine. Praticamente abbiamo tre cerchi, uno gigante, uno medio e uno piccolo per far circolare le nostre rondelle e formare moltissimi disegni. E poi c'è questa che io non avevo mai visto ed è semplicemente una forma diversa per far venire dei disegni un po' più stravaganti del solito e devo dire che è molto bella. Anche per quanto riguarda le rondelle, non sono tutte tonde, ma c'è questo che sembra un plettro e questa che è diversa dalle altre. Non saprei neanche dare una definizione della forma, però potete vederla voi stessi. In più c'è questo sacchettino in cui io normalmente ripongo tutte le rondelle. Ora le vedete tutte in ordine perché volevo fare un video più professionale, ma in realtà io le sbatto tutte qua dentro. Come potete vedere ce ne sono alcune stragiganti e alcune addirittura con delle formine. Eccole qua che cosa intendevo. E la cosa bella è che infilando la penna in queste formine si formano davvero dei disegni straordinari. Dopo ve lo faccio vedere. Una cosa super utile, io non mi ricordo se avessi le istruzioni quando ricevetti il mio primo set, ma sono appunto queste istruzioni. All'interno ci sono ben 12 ruote, poi due modelli che sono appunto quelli che avete visto prima, 10 fogli di carta da disegno e sono qua dietro. Insomma, sono fogli normalissimi di carta bianca, tre pennarelli colorati, un libro da disegno che è quello che sto leggendo e un foglio adesivo. Il foglio adesivo è questo, praticamente tu disegni sul foglio e poi hai questi adesivi tutti così, tutti disegnati. È una bella idea. Qua ti fa vedere come si fa, ma ve lo faccio vedere adesso io dal vivo. E poi, oltre alle normali ruote con i buchini, ci sono anche questi che io non avevo mai visto. La cosa che mi fa piacere è avere una guida, perché se io voglio questo tipo di spirale, so che dovrò usare questo tipo di rondella e posizionare la penna in questo punto, così non devo andare a casaccio come ho sempre fatto per decenni. È arrivato il momento di provare sul campo come funziona.
Prendo un foglio bianco e scelgo uno dei pennarelli che trovo all'interno della confezione. Scelgo il rosso perché si vede veramente molto bene, spero. Scelgo il modello medio e lo metto qui. E poi vado a scegliere tra le tante rondelle. Per aiutarmi sceglierò ad esempio la prima, che è abbastanza semplice, e prelevo questa ruota in modo tale da non avere sorprese. Poi se volete potete assolutamente fare a fantasia e vedere a fortuna cosa vi esce. Dovete semplicemente appoggiare gli ingranaggi con gli ingranaggi della ruota, prendere il vostro pennarello e andare a spingere contro la parete. E voilà, si formerà da sola una spirale bellissima. Senza cambiare la mia ruota, adesso vado a prendere un altro e provo a fare una diversa spirale, cambio anche colore. Questa volta provo con il verde e lo metto ad esempio qua. Oh, vedete? Wow! Allora, bisogna stare attenti, altrimenti ci si distrae e si sbaglia, come è appena successo a me. Quindi in realtà è semplice, ma fino ad un certo punto ci vuole una certa concentrazione, e questa cosa mi piace perché trovo che concentrarsi sul disegno sia molto rilassante. Nonostante il mio errorino, guardate com'è bello questo disegno a spirale. Mi incantano, devo dire che li trovo bellissimi e affascinanti. Le rotelle sono tantissime, quindi si può giocare davvero per ore. Io credo che farò dei quadretti, quindi ritaglierò poco a poco le mie forme. Poi sicuramente inizierò anche a giocare con le varie colorazioni, quindi andrò a fare delle cromie diverse e si può veramente fare di tutto. Infatti credo che quando si diventa un po' più abili si possano fare veramente dei quadri astratti, oppure si può costruire intorno a queste forme dei veri e propri disegni. Io non sono molto brava a disegnare, come avrete capito dall'inizio del mio video, dall'intro, però sono sicura che chi ha questa dote può fare mille e più cose. Voglio farvi vedere che cosa succede con questa rondella speciale. Come potete vedere ci sono delle forme geometriche e non più dei puntini come in tutte le altre rotelle. Avviene una cosa molto strana, cioè una irregolarità nel giro, ma che forma comunque una spirale. Proviamo a prenderne una a caso, ad esempio il cerchio, che è molto particolare. Guardate. Voi girando con la mano praticamente avete comunque una spirale. Un bellissimo fiore. Proviamo col pentagono. Meraviglioso. Viene questa forma geometrica stranissima, ovviamente potete usarlo anche in grande. Usando sempre il pentagono, ma cambiando semplicemente ruota, questo è il disegno che è venuto completamente diverso. Il video finisce qui, spero di avervi trasmesso un po' dell'emozione, un po' della passione che mi mettono queste spirali. E vi saluto, vi stritolo di affetto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, un bacione!